Ciao a tutti, eccoci qua come sempre per parlare di cinema e fare la recensione di un film che è appena uscito nelle sale, che è Delta, nuovo film drammatico, opera seconda, diretta da Michele Vannucci, che vede protagonista Alessandro Borghi e Luigi Locascio. Ne parlo con grande piacere con Pierpaolo Bonelli. Ciao Pierpaolo. Eccomi, ciao, ciao Giulio, buongiorno. Allora, questo film drammatico ambientato appunto nel Delta del Po, di che cosa parla Pierpaolo? Ha come protagonista il Delta del Po, e poi naturalmente questo è uno scenario che si presta a una buona cinematografia, perché non è la prima volta che il Delta è il protagonista di qualche film. In questo luogo, che è un luogo dai lati oscuri, dalle nebbie, dalle paludi, insomma, dagli anfratti, insomma, è un luogo che può mettere così in evidenza il cuore scuro appunto degli uomini. Bene, qua si incontrano, anzi si scontrano due personaggi. Uno è Osso, che è interpretato da Luigi Locascio, che è a capo di una associazione ambientalista che di fatto sta inseguendo quelli che sono soprannominati i pirati del Po, cioè dei pescatori di frodo che sono arrivati dall'est Europa e che si sono trapiantati in Emilia e qua continuano appunto questa pescata di frodo, mettendo sia in difficoltà il fiume dal punto di vista ambientalistico, ma anche mettendo in difficoltà i pescatori che invece che vivono su quel fiume e che di quel fiume vivono, appunto. A guidare questo gruppo di pirati troviamo invece Elia, che è interpretato da Alessandro Borghi, che è un emiliano di origine, però praticamente è stato adottato da questo gruppo di pirati di origini un po' slave, un po' rumene, e qui li guida appunto in queste scorribande e in questa storia abbastanza tesa. Bene, il film in realtà ci porta all'incontro e allo scontro di questi due personaggi, che si protrarrà per tutto il film e che vedrà appunto i due scontrarsi come in un western padano, in un duello Stavo finale. proprio per dire, mi sembra quasi un western sul fiume. Allora, la prima cosa che mi viene da chiederti è come, visto che hai detto che il Po è comunque protagonista, come viene utilizzato questa particolare location che, almeno io ho visto i trailer, mi sembra decisamente molto cinematografico. È vero, in passato è stato usato, a me è venuto in mente il mulino del Po, pensate quanto Sì, beh, sono quello, andato indietro. sì, quello sì, si è andato abbastanza indietro effettivamente, anche se bisogna dire, il film è stato presentato a Locarno lo scorso anno, questo Delta è stato uno, anzi forse l'unico film italiano presentato in Piazza Grande, che ha avuto anche un buon successo, è stato accompagnato a Locarno da come si dice, sia da Borghi Da Locascio. che da Locascio. E praticamente anche l'anno precedente invece c'era proprio sempre il mulino del Po che era stato protagonista, perché la retrospettiva era stata dedicata appunto a Alberto Lattuada. Beh, no, dicevamo, adesso qua mi sono perso nei rivoli pure io insieme nei rivoli del discorso insieme a quelli del Po. No, Vannucci è stato molto bravo perché ha elevato appunto questo luogo, che è un luogo effettivamente molto importante e molto interessante dal punto di vista cinematografico. L'ha elevato anche un po' a simbolo dello stato d'animo dei protagonisti, soprattutto poi usando una fotografia bella livida, quindi che esalta quei colori grigi sia del fiume che della natura, grigio-marrone, che è un po' lo stato d'animo di tutti e due i personaggi, perché sono due personaggi che si presentano in un modo e poi evolvono in tutt'altro. E quindi quello che
quello che è il lato oscuro di ognuno di noi viene appunto sommato, viene riassunto in questi due personaggi che appunto nelle oscurità delle anse del fiume riescono appunto ad esprimere anche se stessi e forse il peggio di se stessi. Tu nel presentare la trama hai parlato del personaggio di Luigi Locascio, che è Osso, che è un ambientalista. Però mi viene da chiederti, ma c'è riferimento anche con, diciamo, l'attualità, nel senso che il problema attuale del Po che soffre per la siccità sta diventando... No, non si parla di siccità, qua è proprio l'ambiente, nel senso no, è proprio la difesa del fiume, della natura, dell'ecosistema, e quindi è un gruppo di ambientalisti che sta difendendo il fiume, perché è tutta gente di fiume, cioè tutti quelli che i personaggi che gravitano attorno, che sono i personaggi di tutta la vicenda, sono i personaggi che non solo vivono, come dicevo, sul fiume, ma vivono anche del fiume, e quindi è tutta gente che c'è vissuta, c'è cresciuta, è gente che da un lato ama quei luoghi e li vuole difendere in un determinato modo, anche a rischio della vita, e altri invece che quei luoghi li sfruttano per poter sopravvivere. E la rivalità tra Luigi Locascio e Alessandro Borghi com'è? No, loro sono bravi. A me, tra l'altro, Locascio spolvera un accento che è pseudo-emiliano, molto interessante, perché poi sai, è una terra quella dove gli accenti si mischiano. Borghi invece, no, sono entrambi sempre, sono due ottimi attori, non dobbiamo scoprirli, e non li ha scoperti Vannucci in questo film, anzi poi mi sembra che con Borghi abbia già lavorato in passato. Sono due attori completi che riescono a essere sia allo stesso tempo professionali che passionali, e qui c'è proprio bisogno, perché i due personaggi hanno questo spessore, questa profondità d'animo e soprattutto, come dicevo, questo lato oscuro, appunto, questo cuore nero che fuoriesce e che fa vedere la parte nascosta di ognuno di noi, e che anche in questi due personaggi esce, e loro sono molto bravi a metterlo a portarlo sullo schermo. Beh, Delta è appena uscito il 23 di marzo nelle sale italiane, nei cinema italiani, come avete sentito a Cinetvilandia è piaciuto, quindi vi consigliamo di andarlo a vedere. Per questa recensione è tutto, come sempre, grazie Pierpaolo, ciao a tutti, alla prossima.